For as long as we could remember, this is how it has always been. Devoid of morality. No sacrifice being too great to praise their god. Devotion is taught through suffering. Fearfulness and the obfuscation of knowledge are the foundations of our society. And those tempted to resist it will pay the heaviest price. Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beriadir e questo è Dark Devotion. Questo è un gioco che è da un po' che avrei voluto portare sul canale. Veramente da un bel po', in realtà l'ho comprato proprio al day one. Ma poi per una serie di eventi, tante cose sono accadute da quel momento. E quindi non l'ho più portato, ma adesso eccomi qua. E ci siamo. E devo dire che come inizio non c'è male, soprattutto per una persona che ha la fobia delle api, come me. È stato un ottimo inizio, veramente. Piazza in corpo. Comunque, andiamo a iniziare. Anche questo è un Metroidvania. Come al solito con elementi di esplorazione, combattimento e credo anche GDR, ma chi può dirlo? Ok, qui abbiamo un roll. Ripariamo, rolliamo. Perfetto. Non così veloce templare. Non c'è modo di saltare? Direi di no. Va bene, andiamo. Anni di addestramento e di teologia e tecnica mi hanno permesso di essere qui. Rimaniamo insieme. Solo Dio sa cosa ci aspetta lì dentro. I rumori sì, ma non li badiamo. Insieme lo conquisteremo. Siamo qui, finalmente. Posso sentire Draft Comic from Inside. Alcuni libri parlano di un respiro caldo, del suo caldo respiro e dell'atmosfera pesante. Tutti i peggiori degenerati sono lanciati qui, assassini, ladri e devianti. E che diavolo. Vabbè, fa niente. Attack and parry. E io non vorrei ucciderli. Ok, vediamo il parry. Ok, vediamo se possiamo fare proprio parry. No. 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 Direi di no. Calla. Bravo. Ah, se veniamo feriti. Oh.
Ok, quindi tutto quello che indossiamo lo mettiamo all'istante. E se veniamo feriti, la nostra rigenerazione ne risente, la rigenerazione della stamina. Questo non è un buon segno. E te? Non ero preparato. E non parla più. Immagino che questo sia un problema. Ok. Ah, ecco il menu. Dove si vede? Eccolo qua. Devo pregare o morire. E ho 34 secondi. Pregare consuma la mia fede. Dov'è la fede? Ah, è quella là. Ok, come riaccumulo la fede? Uccidendo? Presumibilmente. Vediamo. Sì, uccidendo gli avversari. E in più però io vorrei vedere se c'è un qualche tipo di punto esperienza. No, eh. Niente da fare. Ah, questo non è guarito. Capisco. Sì. Up and down. No. Up and down. Oh. Ok, 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 capisco. Pezzi di armatura. Ripara la tua armatura. La mia armatura è rovinata? Eh sì, un po'. Ok, no, come faccio? Ok, è di nuovo sana. Ok, adesso ci sono più o meno. You can drop. Oh. Non è proprio di facilissimo utilizzo, eh. Ecco, questo non era muoversi con cautela. Non è un problema la stamina. Aha! Mo che è davvero davvero. Da un vecchio guerriero. Leggi con attenzione, intruso. Sento come se queste creature siano controllate in qualche modo. Prenditi del tempo per guardarli e vedrai. Ogni mossa e ogni pensiero è prevedibile. In vero, questi mostri non sono persone pensanti. Un'idea. Cioè, è rimasta soltanto un'idea nel loro cervello. Fermarti. Fermare te, l'intruso. Fai attenzione. Ok. Ah, abbiamo una mappa. Wow. Qui sopra. Carino. E dove mi porta? Ah, un tesoro. Molto bene. Black Coated Needles. Mi trasforma in violento per un turno? Mi rende violento per un turno. Che significa? Mi aumenta i danni, forse? A quanto pare l'arco non è tanto per l'attacco. Vediamo un po'. Beh, insomma, non è così male. Qua ci sarà da combattere. Ok.
Non avete reagito minimamente? Qui non c'è nulla che possa utilizzare. Va bene. E ora? Che dovrei fare? Non è ben chiaro. A meno che non era lì sopra? Ma non mi pare. Oh, delle frecce. E non le posso prendere. Ah, prego. Riempie la stamina. Ok. Oh, capisco. Un piccolo pulsante largo qualche pixel per farci andare avanti. Va bene, va bene. Non giudichiamo, dai. Non giudichiamo. Chissà se mi sono danneggiato prima. Non ci ho fatto caso. Questo è cattivo. Questo è grande e cattivo. Ma è un templare. Non pregare per questo poveraccio. Mi ha ignorato. Prendere la tua fede. Ok. Cosa mi sta succedendo? Mi sento esausto. Preghiamo. Che succede se lo riempio? Ah, la porta si apre con la fede. Questa statua guarisce. Non ne abbiamo molta di fede, ma conviene guarire quella ferita se possiamo. E non si cura. Va bene. Figlio del limbo. Aio. Non sembra così difficile. Vediamo da violenti che succede. Mortacci! Questo era inaspettato. Che odio. Ah, non siamo messi bene, eh. Eh certo, io sto qua a far ballare la scimmia. Oh yes, oh yes. Nemico sconfitto. Uff. Bastardello che altro non era. Son ridotto uno schifo, eh. Questo era un vero bastardo. Oh, e voi? Mi curerò. Ok. Perfetto. Le ferite sono risanate. L'armatura è ridotta a uno schifo, ma non fa niente. Simpatica come idea il fatto che l'armatura si rovini dopo un tot di colpi. Altro insetto attirato dalla luce. Patetico. Non temere quello che ti rende più forte. Alzati. Il tuo pellegrinaggio sarà un eterno inizio. Buona fortuna. Oh.
cosa ci è successo. L'acquisizione può essere estrema a volte e distrugge tutto quello che teme o non capisce. Nei tempi dei tempi... spesso qualcuno è stato tirato fuori... così. Ok, apriamo la cesta. Ah, fantastico. Ci hanno tolto tutto. Siamo morti e ci hanno tolto tutto. Signori, temo che questo possa essere l'inizio di... l'inizio di una nuova serie. Ho questa strana sensazione. Bene. Dovremmo farci con questo? Oh santo cielo. Come faccio a cambiarlo? No, eh? Idolo mortuario. Bastava fare così? Bastava fare così. Capisco. Capisco. Bene. Vediamo un po' qui se ci dice qualcosa. La mia domanda è... non riesco a vedere nulla. Qualcosa blocca la luce. Cosa? Sei tu che hai toccato la luce? Quella che ha rubato il focus. Una donna. Cosa vuoi? Figlia di una cagna. O un nobile templare che cerca attenzione. Chi sei tu? Oh, capisco. Qui è come puoi aiutarci, templare. Segui le nostre istruzioni e torna indietro da me. Di nuovo e di nuovo. Imparerai molto. Ho sentito che alcune creature hanno iniziato a proliferare nell'antico sotterraneo. Piccole, lente, grigie. Guarda. Sono nell'antico dungeon. Sono grigie e a volte cadono dal soffitto. Uccidi una mezza dozzina, magari di più. Bisogna regolare la popolazione per evitare un'infestazione. Ma io non vorrei andare qui. Vorrei vedere prima se c'è un punto di salvataggio. Insomma, un falò, per intenderci. Che cosa... cosa dovrei sacrificare per questo? Credo che non ci sia nulla di sacrificabile. Cavolo. Di qua? Sono un sacco di cose, ma poche veramente chiare. Ci sarà molto da lavorare, direi. Un qualcosa che, onestamente, sta ispirando anche di più... oh! Un po' di cose, eh? Da comprare e non possiamo comprarle. Va bene. Sta ispirando anche più... di Blasphemous. Bene, signori miei, io direi che siamo arrivati a un punto... in cui possiamo salutarci. Vi ricordo che il Quarantine Games continua, giorno dopo giorno, e per quanto riguarda tutto il resto, see ya, weirdos!